caro Luciano, questa è la raccolta, eccola qua. 77, dai, pazzesca questa cosa, 77 più 7, il 7 che torna involontariamente anche stavolta nella tua vita. Sì, è una roba strana che mi ha fatto notare una volta... Maioli, Claudio. No, un paio di numerologhi mi hanno scritto lettere, ognuna di loro mi diceva, guarda che tu sei un 7 che cammina, e poi mi spiegava il perché, adesso non sto dando niente troppo alla gente, ma è un numero che ha molto a che fare con me. Abbiamo raccontato insieme altre volte, devo dire che la tua autobiografia artistica, no, che ha appena mostrato Filippo, è andata così, è un titolo bellissimo, perché insomma significa tante cose a seconda dell'intonazione che si dà a questa frase, e devo dire che a sfogliarlo, noi più o meno siamo coetanei, insomma, sembriamo di venire dal passato remotissimo, insomma, dal bianco ma e nero. Forse è così. Forse è così, non ce ne siamo accorti, non lo so. Sì, no, effettivamente se guardiamo le foto di, insomma, dei nostri primi anni di vita, veramente sembra un altro mondo, un'altra società, un'altra epoca, sì. Non so se un altro modo veramente di vedere le cose, la vita, però è fuori dubbio che ci si trova catapultati in un mondo che sembra parallelo. E al tempo stesso però viene fuori che poi tutto quello che per esempio tu hai fatto, che essendo tu insomma, tutti, appartieni a tutti, hai raccontato sempre una specie di presente continuo, nel senso che le canzoni poi riescono ad essere senza tempo, invece a raccontare qualunque presente, perché probabilmente... Quando ce la fanno sono canzoni fortunate, insomma, perché quello... sai, quello che si può fare, come sempre, è quello di raccontare quello di cui si ha bisogno, di cui si sente l'urgenza di dire. Spesso è semplicemente il tuo modo di vedere le cose, che ovviamente cambia anche con l'età, con il... Senti, ma te lo saresti mai aspettato quando tuo padre ti ha regalato la prima chitarra, che sarebbe andata così? Lui, no, che intanto, peraltro odiava i musicisti. Intanto non mi sarei mai aspettato che me l'avrebbe regalata, perché lui gestiva una balera, veniva... E ogni domenica a pranzo diceva i musicisti sono tutti dei morti di fame, quindi sembrava che fosse una sorta di raccomandazione che mi faceva. Chi sei? Dopodiché tu, un giorno, scusa, chi sei? Io sono il più alto dei due, ecco. L'altro è mio fratello, mio padre è quello con le braghette bianche. Vi assomigliate tantissimo, sì? Niente. Salutiamo anche tua mamma che ci sta guardando. Ciao Rina, rimettiti, stai bene, non farci più preoccupare. Allora, no, dicevi appunto, non te sei aspettato, appunto, che diceva che i musicisti sono morti di fame, poi... Sì, e poi un giorno di sua iniziativa è venuto a casa con una chitarra, e quindi si è contraddetto, però in qualche modo mi ha... Sai, hai 15 anni, hai una chitarra in casa, provi a imparare... Però per raccontare tutto quello che hai raccontato ci vuole una grande capacità di ascolto di quello che sta intorno, una grande sensibilità nel vero senso della parola, naturalmente un grande talento. E se appunto si sfoglia quel libro, se si ascoltano, ecco, diciamo, magari non tutti di seguito, ma insomma, i 77 brani più gli inediti della tua raccolta, pare che tutto torni in qualche modo, che tutto abbia un legame, un filo coerente. E io volevo mostrarti una parte di questo filo per dirti in qualche modo grazie, quanto siamo contenti che tu sia qui con questa immagine. Han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. Non si può restare soli, certe notti qui. Da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido, io che vado fuori strada, sempre io che pago. Tu sei lei,
Complimenti. No, bellissima, bellissima raccolta, davvero. C'è Luciano Ligabue, ma ci siamo tutti noi, come capita quando si ha a che fare appunto con chi ci è stato vicino per tanto tempo. E canzoni profetiche, canzoni che poi ogni tanto tornano e danno forza, coraggio. In questo momento ascoltare, insomma, durante il primo lockdown, no? Quando si ascoltava Niente paura, aveva un significato particolare. Se ti va come augurio di accennarcela. Certo. Che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire, ma niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Grazie Luciano, grazie, grazie. Grazie a voi. Invece, beh, questa raccolta c'è tutto, proprio tutto, tutto Ligabue. Una canzone ogni 5 mesi hai scritto nella tua carriera, facendo una statistica. L'ha fatto uscire uno ogni 5 mesi, io sì, ho scritto tanto. Ed è anche questo che mi ha colpito, perché in realtà, fra le tante disgrazie che ha portato anche il Covid, una cosa a cui comunque vogliamo vederla in positivo è che ci ha costretti anche un attimo a fermarci. Assolutamente. Era la prima volta che io mi guardavo indietro dopo 30 anni. Io sono andato sempre a testa bassa, se guardi nel libro tutto quello che ho pubblicato, veramente non mi ha permesso mai di tirar fiato il me stesso che voleva produrre e fare. Nel momento in cui mi sono girato e ho visto tutto quello che ho fatto, capendo anche di aver un po' esagerato, ho fatto anche due conti con questa cosa, cioè ogni 5 mesi in 30 anni è uscita una mia canzone, che vuol dire veramente tanto. Tanta roba, tanto. E sono veramente molto grato per aver avuto comunque, nonostante questo, l'attenzione che hai avuto per questi 30 anni. Uno dei 7 inediti che è contenuto in questo tuo lavoro, che ha anticipato l'album a settembre, è La ragazza dei tuoi sogni. Te fai ascoltare? Certo, certo. Pezzo. Grazie. Allora, Ligabue, 77 più 7, La ragazza dei tuoi sogni, ascoltiamone un brano. Prego. Dei tuoi sogni ti farà l'amore sempre come quelle prime volte, alla vita indipendente fa capire quando conta, quanto conti veramente, e perdona solo il giusto che altrimenti corre il rischio che non te ne freghi niente. E fa sempre giochi nuovi, fino a quando tu ti fidi, fino a quando è divertente. Sa chi sei, sa chi non sarai, non si aspetta un altro, non aspetta altro. Sa chi sei, sa che cosa vuoi,
sa che cosa è dentro, sa quando è il momento, sa ballare lento, sa restarti dentro. La ragazza dei tuoi sogni. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Bravissimi. E poi capita, Luciano, che dal passato arrivano canzoni, anche lì, che profeticamente raccontano perfettamente il presente, come per esempio l'impossibilità di incontrarsi fra due persone. In questo caso non volevo portare sfiga. No, 15 anni fa però, sarebbe stato 15 anni fa eccessivo. C'era questa canzone che, per l'appunto, causa Covid, mettendo mano nei cassetti, viene fuori questo provino fatto 15 anni fa con una certa cantante. Sì, di cui non facciamo il nome. Di cui non facciamo il nome. Sì. E questa canzone parlava proprio di due persone che, costrette per qualche motivo a stare distanti l'una dall'altra, si scambiano una serie di desideri. Alcuni di questi sono candidi, anche al limite dell'ingenuità. La canzone comincia con: dipendesse da me, il telefono suonerebbe solamente notizie belle, certo, o bella compagnia. Però il candore della voce e di quel provino della cantante rendeva tutto credibile. E in questo momento in cui, secondo me, bisogna saper sperare, certo, ho capito che quella canzone era giusto farla uscire. Quindi l'ho fatto uscire costruendo, certo, la canzone attorno alla sua performance, alla sua di 15 anni fa. E poi Volente o Nolente è un titolo che raccoglie anche insieme la possibilità che non sempre accada quello che vogliamo. Accade, no, quello, lì dobbiamo rassegnarci, abbiamo molto fortuna, meno controllo sulle cose per di quanto fortuna, non pensiamo, non siamo anche se comunque siamo chiamati a dare il nostro meglio sempre e comunque. E adunque, Volente o Nolente. Dipendesse da me, il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia. Dipendesse da me, non saresti là fuori in giro, ma saprei cosa fare e lo saprei anch'io. Volente o nolente, risponderò il presente. Volente o nolente, non lascio indietro niente. Dipendesse da me, capiremmo un po' tutti tutto, ci sarebbe comunque campo in questa galleria. Dipendesse da me, qui sarebbe Natale sempre. Dipendesse da me, non saresti da qualche parte che non fosse la stessa parte
dove sono anch'io. Volente, volente, risponderò presente. Wow! Elisa, ciao! Ciao Fabio! Ciao! E, beh, ha fatto bene a tampinarti a lungo, eh? Ma gli ho detto, guarda, per me era uno dei demo incredibili che aveva là nel cassetto. Comunque erano incredibili, anche cantati tutti da lui, come tutte le altre che mi ha dato. No, però ti assicuro che è stata una cosa... veramente emozionate, proprio complimenti davvero. Beh, voi vi eravate già incontrati, è stato anche tuo regista di un tuo video. Ma sì, successe un po' di cose. Sì, sì. Sentite, io vi ringrazio moltissimo, spero che presto tutto possa ricominciare dal vivo, gli eventi per i tuoi 30 anni di carriera. Elisa, tu che cos'hai in programma? Io sto scrivendo, quindi sono tranquilla. Perfetto. Così nell'isolamento per adesso. Beate te che sei tranquilla. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie 77 più 7, grazie per questi così, anni di carriera e grazie per la tua amicizia. Grazie a te, grazie a te. Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie. Ciao. Luciano Ligabue, Elisa, grazie. A voi, grazie, grazie Luciano. Mille. Non possiamo dare neanche i fiori, neanche i fiori è possibile dare.